Siamo qui al Sustainable Economy Forum insieme a Marco Rusconi, direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Come si esplica in concreto il ruolo dell'Agenzia in Africa? Grazie innanzitutto per questo invito, sono molto contento di essere stato oggi qui al Sustainable Economy Forum. Siamo a San Patrignano, che è un luogo che evoca fragilità, ma evoca anche scommesse sulle persone, sulla valorizzazione delle persone, sulla forza, i punti forti delle persone. Bene, questo richiama anche quello che la cooperazione italiana fa, opera in contesti spesso fragili, vulnerabili, ma punta a fare leva sulle forze che ci sono comunque nei nostri paesi partner, nelle comunità, nelle persone, e quindi di valorizzare quelli che sono i percorsi e le strategie di sviluppo di questi paesi in una logica paritaria e di partenariato. La cooperazione lo fa mettendo in campo gli strumenti che sono propri dalla legge 125, incluso anche il partenariato di tutti i soggetti della cooperazione italiana, quindi dall'Accademia, l'Università, gli enti territoriali, le organizzazioni della società civile e il settore privato. Quali sono le sfide principali con cui vi battete in Africa? Noi parliamo di Africa più che di Africa. C'è un'Africa ancora debole, fragile, come dicevo prima, ma c'è un'Africa anche che pian piano si sta sollevando e c'è un'Africa invece che corre. Ci sono paesi africani che hanno agenzie spaziali. Diciamo che dobbiamo intervenire molto ancora sui fattori abilitanti di sviluppo, quindi educazione, formazione, energia, sicurezza alimentare. Noi presidiamo questi terreni, questi territori, e lo vogliamo fare coinvolgendo sempre di più anche il mondo e le imprese. L'abbiamo detto oggi, non si può fare cooperazione se non c'è un coinvolgimento anche dell'innovazione, del portato di know-how, di tecnologia che viene dal rigoglioso mondo delle imprese italiane.